And it's very far away, but it's growing day by day, and it's all Antonio mi ha detto: vieni in piazza Troilo alle 10 domenica mattina. Tra l'altro, domenica di maratone, di corse di biciclette. La cosa positiva è che sono nella mia città, sono a Pescara, mentre nelle prime due puntate di questa trasmissione vi ho portato in montagna. Oggi ho deciso di fermarmi qua anche perché devo cercare idee per questa terza puntata del lato positivo, e credo che in questo, se non ho capito male, Antonio mi sarà d'aiuto. Ciao! Eccolo là. Intanto io volevo ricordarvi e ricordarci che abbiamo già conosciuto due storie speciali dell'Abruzzo e anche dei personaggi. Come sappiamo, il lato positivo vi porta in giro per la nostra regione raccontandovi tutto quello che c'è da raccontare, che magari è stato anche poco raccontato ma che merita di essere conosciuto. Storie, personaggi, luoghi, oggetti, esperienze, qualsiasi cosa. A caccia di esperienze oggi siamo in piazza Troilo a Pescara, come dicevo prima, la mia città, anche se non siamo vicinissimi al mare, che poi è quello che preferisco, ma siamo in una piazza particolare perché non sembra la città di Pescara, sembra una città un po' più metropolitana, un po' più grande, dove ci sono anche degli strani figuri. E a questo proposito io chiederei: scusa Antonio, ma che mi ci hai portato a fare qua? Marina, ho visto cose che voi umani... Andiamo bene, cominciamo con le citazioni cinematografiche, con Blade Runner. Sì, lo so che sei un appassionato di cinema, però io a questo punto sono curiosa e le voglio vedere queste cose che noi umani non abbiamo mai visto, anche perché quelli che mi stanno quasi circondando ormai sono umani, e dunque vediamo come si elevano ad uno stato superiore. Posso chiedere a lui? Scusa? Io? Sì, eccomi. Io sono intanto Marina Moretti, sono di Rete 8, il mio regista mi ha dato appuntamento qua alle 10 di domenica mattina, io non ho capito perché. Poi trovo voi, trovo tutti questi ragazzi in giro, tu chi sei? Io sono Paolo, facciamo parte dell'associazione Open Move, pratichiamo parkour. Anche loro? Sì, mentre tutti dormono noi ci incontriamo qui la domenica mattina e ci alleniamo. Adesso quindi abbiamo... scusami, sì. Ma voi siete quelli che, insomma, la gente che non sa pensa a questi pazzi che fanno cose estreme, che si rischiano la vita in mezzo ai palazzi saltando da un grattacielo all'altro, siete quelli? Hai detto bene, la gente che non sa effettivamente, perché noi utilizziamo la città per muoverci, quindi utilizziamo il nostro corpo per esprimerci all'interno degli spazi urbani. Quindi in questo momento noi ci siamo incontrati qui e ora faremo una mattinata di allenamento utilizzando panchine, muretti e tutto quello che ci offre questo spazio. Antonio, hai avuto una fantastica idea, perché mi piace conoscere meglio quello che si conosce, diciamo, indirettamente, e talvolta si conosce anche male. Io credo che un po' il parkour faccia parte di quel gruppo di cose che si conoscono poco e male. Vorrei capire una cosa: voi non siete dei danneggiatori urbani, intanto? No, assolutamente. Anche questo è un mito da sfatare. Noi siamo i primi utilizzatori della città, quindi noi se rompiamo un muretto non lo possiamo usare più, quindi ci dispiace. Se sporchiamo uno spazio, se buttiamo una carta, poi siamo noi a metterci le mani sopra perché ci alleniamo, e quindi ovviamente ci va a svantaggio. Quindi venite qua con la cera prima di allenarvi, pulite anche un po' tutto. Abbiamo anche pubblicato un video sul nostro canale YouTube dove siamo noi che puliamo una zona e poi ci alleniamo, ad esempio, proprio per far capire questo concetto. Ti chiedo un'altra cosa: gli spazi urbani che utilizzate rispetto alla città, cioè all'amministrazione comunale, avete bisogno di permessi, sanno cosa venite a fare? Allora,
fare, qualcuno vi caccia, non lo so. Noi utilizziamo luoghi pubblici principalmente, sì. Quindi questo è un luogo pubblico, noi insomma se stiamo su un muretto non stiamo facendo nulla di diverso che non camminare o fare altro, quindi a livello pubblico effettivamente non distruggiamo nulla, non disturbiamo nessuno, quindi non stiamo attualmente arrecando nessun danno. Può succedere che insomma quando siamo magari vicini a delle abitazioni private o il confine è molto sottile tra pubblico e privato, quindi questo anche è molto difficile stabilirlo. Qualcuno che magari la domenica vuole dormire fino a mezzogiorno sia facile. No, ma non è tanto per il rumore, perché non è che facciamo rumore, però magari alcuni turbati nel vederci fare la nostra attività vicino a casa loro, magari diciamo, con quella persona che ci confondono per intenzione. Ladri certe volte, perché giustamente tutto quello che si sente in giro, tutti questi ragazzi con pantaloni larghi sotto casa, i famosi ladri acrobati. Potresti saltare da una finestra all'altra. Ma effettivamente io gli dico sempre, se dovessimo venire a rubarvi a casa non saremo di certo qui sotto a saltare, ma saremo a casa vostra, non ci faremmo notare così. Mi piace molto questa storia, perché mi piace scoprire delle cose che sono diverse da come uno se le immagina. Questa è un'associazione sportiva. Noi siamo un'associazione sportiva nata nel 2012 e lavoriamo con persone di tutte le età, perché abbiamo dai bambini di 4 anni fino a adulti, diciamo finora il più grande ha avuto intorno ai 40 anni più o meno. Vabbè, io mi sono vestita sportiva oggi perché Antonio me l'aveva detto, ma non ti far venire strane idee perché sono over rispetto anche ai 40. No, io comunque vi invito a rimanere per dare un'occhiata insomma a quello che facciamo e magari giudicare con i vostri occhi. Ed è esattamente quello che faremo, adesso vado un po' a conoscere anche gli altri, poi mi spiegherai come funziona questo allenamento, come funziona questa mattinata che riprenderemo, certo. Per il nostro Il Lato Positivo, eccolo qua. Prima che il parkour è una disciplina importante, sportiva, ma molto mal conosciuta. E allora ho voluto chiedere alla mamma di uno dei ragazzi che si stanno allenando che approccio ha avuto a questa disciplina, che in un certo senso a cuore di mamma potrebbe impensierire, no? Perché li vedi così che fanno queste acrobazie e alcuni si domandano appunto come può poi una mamma trattenere il fiato mentre il figlio fa dei salti strani. Ma conoscendo Morena, che è la mamma di? Federico. Di Federico, Federico ha 13 anni, sì. E lo vediamo nel gruppo. Conoscendo Morena ho capito anche molte cose, perché è giusto anche spiegare innanzitutto il caso che ha portato Federico a scoprire l'associazione Open Move. È stato un caso, però insomma lui ce l'aveva proprio dentro, sì. Quanto mi hai raccontato, perché ripercorriamo un po' la storia. Eravate in un ristorante e lui saltava. Sì, era un ristorante, lui saltava e allora un signore ci dice lui potrebbe fare parkour. Io ero proprio ignara di questo sport. Fatto sta che il giorno dopo Fede mi fa: mamma, questo è il numero di Paolo, chiamalo. Ma chi è Paolo? Paolo c'è, cioè, parkour a Pescara. Io proprio non lo immaginavo che parkour ci stesse a Pescara, invece sì. Ho chiamato Paolo e dopo una settimana è iniziato questo sport. E da allora sono 3 anni? 3 anni, questo è il quarto. E non si ferma più Federico? No, non proprio salta un allenamento. Si sveglia e pensa al parkour? Sì. Durante il giorno è tutto un parkour, ma ce l'ha lui, perché lui veramente salta, lui dagli un muretto, una panchina ed è contento, ha trovato, si diverte. Proprio lui faceva karate, mi raccontava Morena, sì, e ha trovato lo sport ideale, ha praticato anche il calcio, è così interessato a questo sport che magari trascura il cellulare, il computer, insomma cose che spesso alla sua età sì. Invece sono dominanti. Federico si è incontrato con la disciplina ideale per lui.
la mamma che lo guarda o non lo guarda o lo porta all'allenamento e poi lo riporta a casa, come sta dentro? Guarda, io sono veramente tranquilla. Uno, perché comunque conosco Paolo, Mirko, Jacopo, che sono dei ragazzi eccezionali e trasmettono tanto a mio figlio. Oltre a insegnargli veramente il parkour, ma gli insegnano anche la vita. Conoscono il rischio. E non... A conoscere i propri limiti. I propri limiti. Lui mi dice, mamma, io non faccio parkour, io faccio il tracciatore. Il tracciatore, io mi imparo a muovere nel mio spazio. Cioè, quindi sono Infatti stati preparati. Si chiama l'arte dello spostamento, un altro modo per definire il parkour è quella. Cioè tu ti sposti seguendo il filo logico, più veloce, più insomma proprio tracciando una linea fra te e la meta. Certo è. Certo è che io gli allenamenti non li vedo. Ecco, perché un pochino quando il salto si fa un po' più impegnativo. No, io non li vedo, ma da quando era piccolo, lui quando saltava io non guardavo perché sennò veramente... Però non si sono fatti male, non usano manco ginocchiere, protezioni. Loro non hanno bisogno di ginocchiere, non hanno bisogno di nessuna protezione. Veramente le uniche armi che hanno sono un paio di scarpe e tanta testa. E poi ci faremo raccontare proprio da Paolo e anche dagli altri in che modo si arriva a conoscere i propri limiti al punto che quello che si sta per fare insomma ha meno pericolo possibile, anzi si ha proprio coscienza di dove si può arrivare e dove no. Molti di loro sanno che un certo passo non lo possono fare o non lo possono ancora fare perché non sono preparati per farlo e devono prima studiare e poi potranno affrontarlo. Insomma non si va così alla cieca. È un passetto alla volta e ogni giorno superi un ostacolo, ogni giorno metti anche, cioè superi anche te stesso, dove oggi non ci riesci domani vai meglio, dopodomani lo fai. Mi dicevi anche la sfida anche con se stessi. Esatto, loro. Mi dicevi proprio questo aspetto che Federico è diventato un ragazzino sicuro molto, di sé, no? Molto, molto. Ha trovato una bella forza per affrontare le cose. Sì. Anche poi sono cose che ti ritrovi anche nella vita di tutti i giorni, anche una lezione a scuola, sai che il giorno dopo ce la fai. Quindi veramente per me molto molto positivo è stato. Insomma lo sport deve servire anche a questo, no? Come il vecchio detto, che poi la saggezza è antica, della mens sana in corpore sano è anche questo, cioè bisogna avere anche una preparazione tale che ti consenta di essere allenato nella mente e nel corpo. E mi sembra che il parkour sotto questo punto di vista sia particolarmente efficace. Grazie Morena. Prego. E chissà dove ritroveremo Federico, adesso ha ancora 13 anni, ma salterà nei grattacieli. Allora, alors on danse, 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 et bien il y en a encore. Paolo, intanto quasi sentono strani versi, ma cosa stanno facendo questi ragazzi? È allora, un allenamento? Sì, magari da profani non si capisce cosa sta succedendo, però adesso stanno facendo una parte di preparazione fisica, perché nel parkour si usa il corpo al completo e noi dobbiamo prepararci per quello che facciamo. Facciamo salti, diversi tipi di esercitazioni in cui andiamo a stressare il corpo e quindi... Questo tipo di stress va compensato con un lavoro di preparazione fisica, ovviamente. Questo stanno facendo i ragazzi adesso, è un lavoro molto utilizzato nel parkour come preparazione. Si tratta di movimenti in quadrupedia. Utilizziamo tutti e quattro gli arti, quindi insegniamo ai ragazzi a spostarsi su tutti e quattro gli arti, in modo da preparare innanzitutto tutte le articolazioni e in più garantiamo un bel rinforzo muscolare in questo tipo di lavoro qua. Quello di prima era un riscaldamento più generico. Sì, questo sì, invece esatto. Già rientra proprio nell'allenamento specifico. Sì, esatto. Delle parti del corpo che si andranno poi a utilizzare. Principalmente nel parkour questo tipo di allenamento. Ma va bene a tutti? Facciamo solo questo. Mi vedrai gattonare su questo corridoio. Sì, ovviamente bisogna procedere per gradi, nel senso se non si hanno particolari problematiche a livello di articolazioni, problematiche motorie, si può iniziare gradualmente. Quello che diciamo sempre è che il parkour è per tutti, ma non tutti sono per il parkour. Okay.
Ok, beh, è chiaro. Poi ci faremo raccontare anche un po' la storia della vostra associazione. Adesso mi sembra appassionante seguire proprio il momento dell'allenamento, fino a che poi andremo a vedere l'applicazione di tutto questo. Brevissimo, no? Brevissimo. La parte più spettacolare, se vogliamo. Abbiamo iniziato l'allenamento vero e proprio, perché questa è una situazione, una delle quattro situazioni che siete andati a creare in questo scenario naturale, tra virgolette, metropolitano, ma naturale. Qui in Piazza Troilo veramente ci sono delle postazioni che sembrano fatte per voi, no? Esatto, voi, esatto. Come se aveste trovato sul posto gli strumenti giusti per allenarvi nei percorsi di parkour, che è l'arte dello spostamento. Quindi andiamo a vedere come i ragazzi che sono alle nostre spalle e che sono principianti stanno cominciando dai primi rudimenti del parkour. Che cosa stanno facendo esattamente? Sì. Allora, i ragazzi, come hai detto tu, sono principianti, stanno approcciando le prime tecniche di scavalcamento che utilizziamo di più nel parkour. Perché, come sapete, il parkour è un'arte dello spostamento, come abbiamo detto, è una disciplina che in pratica è costituita dalle tre forme di motricità di base, quindi saltare, arrampicare e correre. E come vedete, i ragazzi stanno facendo proprio questo, stanno mischiando le tre forme di motricità fondamentali nella vita, un po' come si utilizzava anche dall'uomo primitivo, che in pratica non faceva altro che correre, arrampicarsi e saltare per procurarsi cibo, scappare dagli predatori, eccetera. Non stiamo facendo altro che riportare questo ai giorni d'oggi, perché comunque si va a perdere con l'arrivo della tecnologia e tutto il resto. E soprattutto aumenta la sedentarietà nei giovani, che è una cosa veramente bruttissima. Eh sì. E qui infatti i ragazzi hanno l'opportunità di utilizzare quello che c'è, cioè la città, però fare movimento. Certo, fare qualcosa che è veramente utile per la loro vita e soprattutto anche per quello che affrontano tutti i giorni. Oh, ce ne sono alcuni che sono davvero delle mollette, dei ragnetti, certo. Pur essendo all'inizio, dici tu, io non ci credo che siano all'inizio, ma... Dovete tener conto che sono veramente principianti e sono anche piccoli, cioè molti sono davvero piccoli, quindi è veramente notevole, anche se in realtà dovrebbe essere la norma questo. Però ecco, con la società di oggi si è andato a perdere questo, purtroppo. Certo, anche perché una volta magari nelle città si giocava in strada, si viveva in campagna, sugli alberi oppure così. Adesso insomma tutto questo è molto ingabbiato. Qui loro mi sembrano tra l'altro molto contenti, evidentemente hanno trovato in questa fase della vita esattamente lo sport che gli corrisponde. Gli corrisponde, esatto. E anche le ragazze, tra l'altro, le vedo belle, agguerrite e dinamiche. Certo, certo. Ovviamente questa è una disciplina che si può applicare su entrambi i sessi, non ci sono assolutamente nessun tipo di distinzioni, ecco. A questo merito noi abbiamo parecchie iscritte femmine e parecchie iscritti maschi, ovviamente. Certo. Quindi si mischia il tutto in modo molto omogeneo e soprattutto è anche un modo per le persone esterne di vedere che lo sport non è solamente una cosa da uomini, ecco, soprattutto uno sport così fisico come il parkour. Questo salto ha un nome particolare, questa figura? Nel parkour ci sono tantissimi nomi, ovviamente da regione in regione cambiano, da stato in stato. In questo caso loro stanno poggiando un piede e facendo passare l'altro in mezzo. Questo si chiama step vault, appunto step significa passo, perché loro ora poggiano il piede, tac, e fanno passare l'altro piede in mezzo. Ok, quindi utilizzano il primo piede che poggiano appunto come anche trampolino in qualche modo. Sì, diciamo, utilizzano come perno il piede per far passare l'altro e di conseguenza scavalcare, passare attraverso l'ostacolo. Benissimo, allora noi siamo pronti per passare alla seconda fase, avremo altri ragazzi ad uno stadio un po' più avanzato, superiore, leggermente certo. Superiore, e abbiamo anche un altro percorso, ma c'è da dire che comunque tutti fanno tutto, nel senso che questi ragazzi da questo punto si sposteranno al successivo, quelli che erano al successivo faranno questo, insomma è a rotazione. Esatto. Poi ciascuno lo farà secondo le proprie capacità del momento, certo. Secondo l'allenamento che ha e l'esperienza che ha, giusto? Certo. Allora, grazie ad Alessio e andiamo avanti.
it won't attract the worm. Walk without rhythm, and it won't attract the worm. Walk without rhythm, and it won't attract the worm. If you walk without rhythm, you never learn. Rosario, qui siamo in un altro punto, la zona è sempre un po' quella di Piazza Troilo, Viale Pindaro, ma siamo in un altro punto perché c'è un'altra cosa che ci consente di avere una sorta di struttura che è funzionale al tipo di allenamento dei ragazzi, che si stanno allenando sull'equilibrio? Sull'equilibrio, che è una variante, un fattore chiave nel parkour, è una cosa che pratichiamo molto, più che altro questa qui è una sessione avanzata, perché abbiamo l'equilibrio su sbarra, che rende il movimento molto più complicato. Adesso ragazzi stanno provando diverse varianti nel girarsi e nel continuare la parte dell'equilibrio in modo frontale. Comunque richiede molto equilibrio, richiede, ragazzi, sono anni che provano questo movimento qua. Io e adesso hanno raggiunto... È bravissima, non lo so, ma comunque già mi sento male, siamo solo a una... Sì, siamo a una fase avanzata, ma non ancora avanzatissima. Ancora avanzatissima, però adesso loro... lavoro molto di concentrazione, stanno adesso approcciando la sbarra, e comunque lavoro di coordinazione completa a livello motorio, e quindi si riesce a coordinare esattamente, sentire la sensazione con i piedi di dover tenere l'equilibrio. Ci vuole proprio una calzatura anche particolare per poter avvertire comunque in maniera protetta, ma avvertire quello che sia sotto il piede? Certo, molti di loro indossano delle scarpe appositamente per la nostra disciplina. Esistono quindi le scarpe da parkour, sì. Proprio? Ma alcuni utilizzano anche le scarpe da ginnastica normalissime, e che possono essere comunque buone, poi sì, ognuno ha i propri gusti e le proprie preferenze. Equilibrio, calzatura adatta, ma mi pare di capire che loro hanno anche in questo senso imparato anche dove cadere, perché guarda certo. Caso non cadono nella parte che è più alta, ma in quella certo, più loro bassa, adesso, se cadono. Hanno imparato, molti di loro sono a livello, questi qua sono a livello molto avanzato, questi ragazzi qua. Abbiamo il secondo gruppo che sarebbe loro, sono tra gli intermedi. Ah, e la prima cosa che si impara è appunto cadere, sanno approcciarsi in caso di mancanza di equilibrio a riprendere subito la sbarra, abbiamo imparato i movimenti di safe, li chiamiamo noi, sono movimenti per riprendersi al volo dalle cadute o comunque da tutti gli impatti in modo comodo. Come mai non utilizzate protezioni? Ginocchiere, cose del genere? Non utilizziamo protezioni perché alla fine è una disciplina che si basa molto sulla propria fiducia nel proprio corpo, facciamo una serie di allenamenti di preparazione, di resistenza, di potenziamento per fare in modo che il nostro corpo si adatti alle circostanze e quindi non richiede protezione, che soltanto pratica, e è tutta una cosa che viene molto a livello mentale, quindi c'è sicurezza più dentro la nostra mente che a livello di protezioni esterne. Una sorta di training mentale, voi come la curate, come riuscite a tenere questa concentrazione dei ragazzi? La prima parte della disciplina è appunto approcciarsi anche a livello mentale, perché parkour a livello fisico fa tantissimo, ma è moltissimo anche a livello mentale. Perché comunque i ragazzi utilizzano, come diciamo noi, il break the jump, è una pratica che è la prima cosa che si va a creare nel gruppo, quindi quando si devono approcciare dei salti e si ha paura di farli, ma a livello fisico si è capaci di farli, ma è soltanto il blocco mentale che ci dà l'input di blocco. E quindi ragazzi la prima cosa che appunto cercano di lavorare appunto sul break the jump, piano piano negli anni maturano una certa consapevolezza e riescono dopo un certo tipo di anni, periodi che varia da mesi, ognuno ha il proprio, a cercare un equilibrio e sapere esattamente se quel salto possono farlo oppure no. E quindi piano piano allenandosi su questo equilibrio riescono ad approcciare diverse circostanze. La parola chiave è proprio la consapevolezza dei propri limiti e di dove poter arrivare e dove no. Dove si lavora, ci si lavora molto, piano piano si portano sempre più alti, partendo dalle basi si cerca di crescere sempre di più e di arrivare a un livello sempre più alto, però si parte proprio dalle basi e piano piano si cresce e si matura l'esperienza andando avanti.
Eccoci ad un'altra stazione, in questa stazione ci guiderà Jacopo. Beh, qui siamo proprio già nello spettacolo puro, perché alle nostre spalle, insomma, questi ragazzi saltano, che è una bellezza, e anche mi mettono anche un po' di patema d'animo, ma loro sono sicurissimi, anche perché, come dicevamo prima, la prima cosa su cui insistete tanto, e ho sentito anche che lo dite, se siete sicuri fate il salto, se avete anche una minima incertezza fatelo più piccolo, non lo fate per niente, fate altro, insomma, quindi se la sentono di affrontarlo lo fanno. Stiamo vedendo esattamente che cosa, Jacopo. Questa è una sequenza di salti di precisione, una tecnica molto comune nella disciplina del parkour. Il nostro obiettivo è partire da un salto A a un salto B, atterrando nella maniera più rapida e più delicata anche possibile. Qui i ragazzi si stanno esercitando nella pratica del running precision, ovvero un salto di precisione effettuato con una leggera rincorsa. Ed eccolo qua. Ovviamente è più un impatto emotivo piuttosto che fisico, in quanto il problema dell'acqua crea in molte persone un problema psicologico da dover affrontare. Certo. Questa è proprio la base del parkour, per noi questa è più una sfida con noi stessi interna, psicologica, piuttosto che un vero atto dello sforzo atletico. Senti, sono ragazzi di quanti anni più o meno, insomma, questo gruppo in particolare? Questo gruppo di ragazzi va da Andrea, che ha 16 anni, fino al più grande di noi qui al momento, che è Emanuele, il ragazzo biondo, che ha 21 anni. I gruppi sono divisi per fasce d'età, ma principalmente preferiamo dividerli per esperienza. Loro quanti anni hanno di esperienza? Di alcuni si allenano con noi già da buoni 4-5 anni, alcuni sono arrivati solamente da un anno e mezzo, tipo Matteo, il ragazzo che ha appena fatto il salto, ma è già molto promettente, è un atleta nato. Può darsi che magari facesse anche un altro sport e fosse già preparato atleticamente, diciamo, oppure c'è anche proprio il talento naturale? Avere una base di preparazione atletica di qualche altro sport in precedenza sicuramente aiuta, sicuramente è ottima sia per la mobilità che per l'elasticità del corpo. Questo però non nega effettivamente che si può sviluppare tutta quanta la tecnica necessaria per il parkour praticando solo e esclusivamente quello, in quanto per noi il parkour è esattamente il controllo del corpo. Io la cosa che mi stupisce è che comunque adesso non vorrei fare, diciamo, l'uccello del malaugurio, però cioè, vanno tranquilli sia in questi salti, in quelli di prima, sopra la sbarra, tutto quello che a noi, come abbiamo aperto la trasmissione con Antonio che mi diceva vi mostrerò cose che voi umani non potete, tutto quello che a noi umani può sembrare impossibile o comunque molto difficile, loro lo fanno con una grande facilità, che non è leggerezza di mente, è una leggerezza, una leggiadria di corpo, perché evidentemente sono ben preparati. Da un punto di vista anche così caratteriale, emotivo, come vi avvicinate ai ragazzi, al di là della preparazione poi specifica, dell'allenamento specifico? Perché vi vedo anche molto uniti, insomma, come gruppo. Ci reputiamo come una seconda, se non prima famiglia per alcuni di noi. Il parkour nasce proprio con la consapevolezza di non essere uno sport competitivo, quindi ognuno ha una lotta interna con se stesso. Tutto quello che vedete sono loro che si spingono con la sola forza della loro volontà e della loro caparbietà a fare questi salti, a volte anche impegnativi. Benissimo, allora questa è la stazione del salto, adesso cominciamo a vedere questi salti a piedi uniti e abbiamo visto prima, come dicevo, degli incroci, cioè due che partono da un lato, due dall'altro e proprio si incrociano in aria. Insomma, per fare quello ci vuole davvero un bel allenamento, perché è un momento, no? È un attimo che va scelto. Sì, quando il salto per il ragazzo o la ragazza, perché abbiamo anche molte ragazze tra i nostri corsi, quando il salto per noi inizia a diventare abbastanza semplice, ormai per questi ragazzi questo genere di salto è diventato all'ordine del giorno, lo padroneggiano molto bene, quindi cerchiamo di metterci in aggiunta delle difficoltà, come ad esempio che può essere quella di corrersi uno incontro all'altro per andare a creare una simmetria mentale. Okay. Per andare a mettere altre difficoltà, che ovviamente queste difficoltà non vengono aggiunte per creare disagio al ragazzo, ma anzi per dargli una maggiore sicurezza nel salto che può essere più difficile. Aumentiamo la difficoltà per togliere poi in futuro la difficoltà.
chi è il tracciatore, si dice così? Abbiamo molti termini, sì. Veniamo coniati con varie espressioni. Tracciatore probabilmente è quello che si avvicina di più nella versione italiana. Esiste il tracciatore più bravo del mondo, secondo te? No, assolutamente no. Il parkour non ha dei limiti numero uno, numero mille, assolutamente no. Ognuno è libero di esprimersi con il movimento come meglio crede. Ed esiste un modello per voi, per ciascuno di voi, anche un diverso rispetto ai vari tracciatori, magari vedendo su YouTube, immagino sì. Che qualcuno si va a spiare un po' sì, i video. Sì, assolutamente sì, noi siamo all'ordine del giorno su questo, ogni giorno vediamo migliaia e migliaia di sequenze video di atleti che si allenano ormai da parecchi anni. Noi teniamo come riferimento i maggiori punti cardine di questa disciplina, che sono gli Yamakasi. Sono un gruppo di ragazzi che fondarono negli anni 90, iniziarono a allenarsi con questa disciplina del parkour nelle periferie povere di Parigi. Si allenavano con quello che avevano intorno, alberi, ringhiere, palizzate, blocchi di cemento anche. Facevano semplici challenge che erano dal lanciarsi pietre pesantissime e prendere al volo, quello che comunemente in palestra è l'esercizio con la palla medica. Esattamente. Hanno trovato il modo di sfruttare la città a loro vantaggio per renderlo sia utile che dilettevole. Si allenavano divertendosi. Ecco, io questo volevo anche spiegare del parkour, che è un modo non di invadere, di danneggiare la città. Ripeto, loro sono un'associazione sportiva, strutturata, però utilizzano la città, ma la fanno anche vivere. Perché assolutamente. Questa piazza di domenica alle 10 magari era completamente una piazza deserta. In questo modo c'è questa interazione, mi permetterei quasi di dire, forzando un po' insomma la visionarietà del nostro pubblico, c'è proprio uno scambio fra la piazza e voi e la piazza. Assolutamente sì, noi diciamo sempre... E vai! Ok, ottimo! E beh, se okay. No... Il nostro ragazzo Andrea è finito malogratamente in acqua, ma questo non lo fermerà adesso dal continuare ad allenarsi. Io sono contenta, ma non perché è finito in acqua, ma perché insomma l'errore ci sta, perché sennò certo. Sembrava costruito, dice questi hanno preso i campioni, li hanno messi là. No, succede. Come potete vedere, anche questo che poteva accadere in disgrazia non è successo assolutamente niente, certo. C'è della semplice acqua sotto. Si è bagnato ragazzi... un po' i piedi. Esattamente, i nostri ragazzi sono preparati anche a queste evenienze, diciamo di portarsi il ricambio. E allora dopo la stazione acquatica, l'ultima stazione, la quarta. La quarta stazione torna a guidarci Paolo, che ci spiega cosa stanno facendo, che tipo di esercizio è questo. In questa proposta ho fatto fare ai ragazzi un giochino che noi nel parkour usiamo molto, che si chiama add on, cioè aggiungi, e funziona in questo modo. Un compagno, ad esempio qui sono due gruppi da 5 ragazzi, un compagno, una persona fa il primo movimento, quindi sceglie di eseguire un movimento nel punto di inizio del percorso. La seconda persona esegue il primo movimento e più ne aggiunge uno di sua volontà. La terza persona esegue i primi due più il terzo movimento. Un pezzettino di ogni persona. E questo serve innanzitutto a tirar fuori comunque lo stile di ogni persona, di ogni praticante. Perché una persona che fa un movimento può sembrare facile per suo giudizio, per un'altra persona può essere difficile. Quindi in questo modo veniamo messi alla prova, perché siamo costretti a fare dei movimenti che di norma non faremo. Magari può essere anche una,
per una persona fare un movimento da un lato, quindi magari con il piede sinistro e la mano destra, è facile, per l'altra persona invece è più facile il contrario, certo. Quindi ci si mette in difficoltà. E in più si lavora in questa situazione anche sulla fluidità dei movimenti, quindi nella composizione di un percorso. Come potete vedere da quello che sono facendo i ragazzi, loro cercano anche di essere fluidi, quindi comporre i movimenti uno dopo l'altro come se fosse come se fosse un percorso unico. Sì, alla fine diventa una sorta di coreografia, insomma. Diciamo mettiamola così, dai, diciamo anche. Mettendo movimenti su movimenti, ed è bello anche perché poi ti spinge questo modo a guardare l'altro, perché devi fare quel movimento che ha fatto un altro. Quindi poi è anche un modo anche per interagire, insomma. Sì, molto per interagire tra di loro, poi anche un lavoro di coordinazione, un lavoro di memoria, perché se non ricordo dare percorsi che devono andare a fare. Questi ragazzi sono un po' più esperti di altri? Allora, questi ragazzi si sono, diciamo che oggi abbiamo fatto questa divisione dobbiamo fare quattro gruppi, abbiamo fatto una divisione per esperienza, ma poi ci sono i ragazzi che si sopravvalutano, chi si sottovaluta, quindi magari questo è il gruppo 2, ma in realtà ci sono ragazzi che sono più bravi, diciamo, di... Ok, che hanno più esperienza, più anni. Comunque magari sono tutti giovani, più o meno, sì, sono sì, 14, noi 15, variamo 30. Sempre anche le modalità in cui incrociamo i ragazzi, perché certe volte li facciamo dei gruppi magari per altezza, altre volte con altri sistemi, per fare in modo di incrociare anche personalità diverse, fasce età diverse, in modo che comunque sia uno stimolo per loro. So che voi avete dei gruppi anche in palestra, non qui, ma addirittura di bambini di 4-5 anni. Sì, abbiamo dei bambini dai 4 anni, abbiamo un corso che praticamente dai 4 agli 11 anni, però all'interno di questa fascia oraria poi facciamo due sottogruppi, quindi c'è un gruppetto più o meno dai 4 ai 7 anni, un altro dagli 8 agli 11, e per loro ovviamente il parkour è improntato più come un gioco, certo. Più diciamo un allenamento sulla, diciamo, di psicomotricità, in cui lavoriamo sugli schemi motori di base, camminare, correre, saltare, rotolare, li facciamo divertire tantissimo, perché ovviamente il bambino non è che si deve specializzare in uno sport, un bambino di 4 anni si deve, certo, divertire, si deve divertire e deve esplorare l'ambiente, deve interagire. Piano piano qual è la cosa che ma gli sì, è più poi congeniale. C'è tempo per specializzarsi. Intanto la cosa positiva è che domenica mattina questi ragazzi giovani, anziché stare magari davanti al computer col cellulare, insomma, esatto, stanno qui a respirare aria, a mettersi alla prova, a divertirsi, perché si divertono, e a fare attività fisica, che consente anche quel panino in più e quel piatto di pasta in più, visto che il problema dell'obesità infantile esiste e in Abruzzo esiste, e qui mi sembra che il rischio concreto non ci sia, perché consumano un bel po' di energia. Sì, diciamo che hanno la possibilità di sfogarsi tranquillamente a tavola, anche perché per molti di loro, io sono molto, molto fiero di questi ragazzi, perché cioè loro sono in una fascia d'età molto complicata, perché in questa fascia d'età loro sono tutti adolescenti, in questo certo gruppo qui, e loro sono tentati a prendere diverse strade in questa fascia d'età, e essere indirizzati, avere una passione, un qualcosa appunto di sano, che fa svegliare, esatto, di sano, svegliare la mattina con degli obiettivi, delle cose con cui passare il tempo, mettersi alla prova, stare in gruppo con delle abitudini positive, per me è oro, diciamo, per la società moderna è molto importante, certo, perché certo, la maggior parte dei ragazzi della loro età, io li vedo insomma in giro, sono tutti persi, non sanno, sono persi tra gli stimoli di internet. Adesso noi andremo a chiudere la puntata proprio ascoltando qualche voce dei ragazzi, e poi anche te lo chiedo a sorpresa, mi piacerebbe, sì, che voi coach insomma deste un piccolo saggio di quello che sapete fare. Vediamo, perché adesso abbiamo previsto una parte in cui i ragazzi li lasciamo liberi di esprimersi. Ok, e lì in mezzo vediamo, magari chi si vuole riposare si riposa, chi ha bisogno di fare qualcosa in particolare lo fa. C'è anche il momento di libertà finale, di sfogo finale. Non sempre, non sempre, perché comunque la libertà se la devono guadagnare, perché effettivamente poi loro hanno molta voglia di fare, no? Però tante volte sono molto istintivi e molto, molto energici nelle loro scelte. Quindi vanno un po' irregimentati. Quindi vanno un ogni attimo tanto indirizzati. Ogni tanto gli lasciamo della libertà, che comunque è sempre vigilata, perché beh, certo, comunque sono sempre ragazzi minorenni, per quanto ci fidiamo, e loro certo, hanno esperienza, è sempre importante. E comunque i genitori li affidano a voi, esatto, quindi esatto, è giusto. Ultima stazione, noi andiamo avanti con altre voci per questa partita
particolare puntata del lato positivo. Avevo detto che dovevamo sentire la voce dei ragazzi e lo facciamo naturalmente, perché sennò tutto quello che raccontiamo noi può sembrare così costruito. Io ti chiedo solo una cosa, Federico, ti piace il parkour? Sì. Quanto? Tanto. Vorresti fare una qualsiasi altra cosa nella vita di attività sportiva in questo momento della tua vita? No. E qual è la tua più grande difficoltà, quella cosa che dici ma un giorno ce la farò? Il backflip. E che cos'è? E salto all'indietro io, capriolo. Ah, però insomma, cioè, se ci rivediamo fra un annetto, chi può dirlo? Tu ti alleni nel frattempo. Federico, al prossimo backflip. Avevo promesso che avremmo ascoltato anche la voce dei protagonisti, dei ragazzi, ed eccoli qua, sono tre in questa fase, abbiamo già sentito Federico, sono tre ma parlano un po' a nome di tutti. Tutti non li posso sentire perché sono una trentina, quindi insomma dovrei farci 8 trasmissioni. Però voi rappresentate in questo momento anche tutti i vostri compagni e ascolteremo anche qualche voce femminile. Intanto cominciando da Francesco, la domanda prima è la solita, quella che ho fatto anche a Federico e che farò agli altri: perché ti piace il parkour? Noi siamo, diciamo, nati per fare questo, cioè noi passiamo le giornate a viverla seduti facendo cose, invece noi proprio come esseri umani siamo nati per muoverci, e noi comunque quando facciamo questo sport, diciamo, ripetiamo molti movimenti che sono proprio naturali dell'uomo fisiologicamente. Sì, magari appunto una volta si facevano in ambienti naturali, ora viviamo in città, voi dite però vogliamo riscoprire quell'abilità lì, no? Che nell'uomo c'è, perché è solo un po' addormentata, però c'è l'abilità di saltare, di tracciare un percorso appunto nella maniera migliore, nella maniera più bella, più rapida possibile. Stessa cosa, perché ti piace? Sì, io la penso come Francesco, perché comunque sono dei movimenti che noi abbiamo abbandonato lungo il corso del tempo, e noi grazie a questo sport andiamo a riscoprire tutta una serie di appunto movimenti che abbiamo appunto scordato. Francesco e Matteo, anni? 16 e mezzo. 15. E poi c'è un altro Francesco che ha invece di anni? 11. E te perché ti piace? E te ti vedo proprio sportivissimo, ma proprio sei nato per stare davanti alla telecamera, raccontaci tu. Allora, secondo me il parkour è uno sport che a me è sempre piaciuto, anche quando non lo conoscevo, perché a me il movimento del corpo è sempre piaciuto. Mio padre, lui amava l'arrampicata, quindi anch'io ho avuto sempre questa passione per gli sport fisici, proprio corporei. Io prima facevo calcio e un mio amico mi ha fatto conoscere questo sport, e da quando l'ho provato ho sentito che era quello giusto, perché non era uno sport classico, non era come il calcio, quello che giocano tutti, quello che fanno tutti, e mi è sembrato pieno. Che cosa metti alla prova di te stesso ogni volta che affronti una piccola difficoltà, che immagino poi siano per ogni allenamento, ce n'è una e un'altra ancora e un'altra ancora, fino poi arrivare al risultato temporaneo, perché poi ci saranno altre sfide?
Beh, io di solito quando ho un ostacolo cerco sempre di superarlo. Voi che cosa superate, oltre questi limiti che possono essere appunto dovuti dall'esercizio più complicato di quello che si è fatto la volta precedente e così via? È un limite anche intimo, interiore, di testa, mentale? Sì, diciamo che la vera sfida non è riuscire a fare appunto a superarla, ma è proprio il processo, come ci si arriva. Quindi se io ad esempio mi metto, cioè trovo uno spot dove vogliamo fare qualcosa, io nel momento in cui decido che non è per me, io già ho vinto la sfida, non è che devo per forza riuscirci. L'obiettivo è proprio questo. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skins. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skins. Ed eccole qua le ragazze con diversi tipi di esperienze, diversi tipi di età in senso sportivo. Cominciamo da te, sei? Io mi chiamo Beatrice, ho 17 anni e questo è il terzo anno che pratico. Ti ho visto decisamente in forma, sono stupita, ma anche a te devo chiedere perché vuoi fare parkour e perché fai parkour, perché l'hai scelto. Ho iniziato che pensavo, no, i soliti pensieri, non ci riuscirò mai sicuramente, perché vedevo tutti quanti che lo facevano molto in livello avanzato, ho pensato subito no, questo non è per me. Poi diciamo che grazie a mio fratello sono venuta a provare e da fin da subito ho trovato comunque un ambiente molto bello, molto amichevole, anche con la fluidità degli ostacoli. È un tipo di sport molto molto diverso, che ti apre anche un po' la mentalità e il movimento è, cioè completamente, cioè io volevo fare atletica e ho deciso di fare questo, quindi completamente diversi, possiamo dire. Avete percepito in questi allenamenti per strada qualche volta delle ostilità, delle persone che vi guardano con sospetto, che pensano magari che state lì a danneggiare i monumenti o cose del genere? Sì, diciamo che le reazioni della gente sono completamente diverse da persona a persona e spesso parlo per me, ho trovato spesso persone che mi guardavano e mi dicevano scendi da lì, che stai facendo, ti fai male, non vogliamo averti sulla coscienza, cose e poi del riuscite genere. A spiegare alla fine che state facendo uno sport? Dipende da persona a persona, c'è chi comunque alla fine ti caccia via, c'è chi comunque accetta che stai facendo uno sport, anzi si incuriosisce, altre persone completamente vengono direttamente molto aperti a chiederti direttamente cosa stai facendo, che tipo di sport, e si interessano molto. Io sono Alice, ho 22 anni e per me è il primo mese di allenamento. Il primo mese? Sì, sì. E come ti trovi? Mi trovo bene, è uno sport che mi piace molto, è proprio il primo approccio questo. Infatti oggi è stato il primo allenamento outdoor. Ah, accidenti! Sì, sì. Senti, ma 22 anni con tutto, anche un po' di anni che hai passato nella tua esistenza, sì. Seppur breve, potevi scegliere mille sport, ne avrei certo. Fatti degli altri. Come ci sei arrivata al parkour? In parte è una disciplina che mi ha sempre affascinata, mi piace molto l'aspetto urbano, diciamo, del parkour, la sfida che ti pone nei confronti dell'ostacolo, ma soprattutto nei confronti di te stesso e delle tue paure, quindi questo riuscire a superarsi, a buttarsi, a sfidare un po' il pericolo, l'ostacolo, mi piace molto questo aspetto qui. Anche tu so che ti alleni da poco. Sì, da circa del un mese. Del mese. Sì, ci alleniamo insieme. Prima uscita anche per te? Eh? Sì, la prima volta fuori. Preferisci allenarti in palestra o fuori? No, sono belle entrambe le cose, però abbiamo scoperto che fuori è un po' più complicato. Ah, vedi? Almeno al primo mese. Eh sì, è certo. Io invece ero convinta che tutti mi dicevate sì, no, preferiamo allenarci fuori. Invece vedo che c'è anche l'insidia nell'esterno, perché sì. Comunque è un terreno che ancora non anche conoscete. È per questo che poi in palestra comunque ti insegnano anche come cadere, come non farti male, appunto per quando vai fuori. Benissimo, abbiamo conosciuto anche le ragazze del parkour, ragazze, ragazzi, come direbbe mia nonna, tutti bravi ragazzi, ma è la verità, cioè non sono degli alieni che piombano nelle nostre città, sono ragazzi, ragazze come tanti altri che hanno scelto uno sport che non è proprio come tanti altri, è particolare, quindi buon lavoro, buon allenamento. Thank you.
Ve li volevo presentare tutti i preparatori del parkour che sono qui proprio, li ho fatti schierare tutti insieme, sentiamo i loro nomi e poi vorrei anche dare qualche coordinata, perché se ci sono persone che vedendo questo programma si sono così gli ha messo voglia di fare un po' di parkour, perché no, di approcciare questa disciplina, sapranno come fare attraverso per esempio un sito internet. Allora, Paolo Cipolla. www.openmove.it, da lì potete accedere a tutti i nostri social e quindi seguirci e avere tutte le informazioni sui nostri corsi. Noi siamo a Lanciano, Chieti e Pescara e facciamo corsi dai 4 anni in su, quindi vi invitiamo a venire a provare. Il tuo nome? Marco Carunchio. Allora, poi invece qui abbiamo? Io sono Mirko, Paolo Emilio, e ho 35 anni, quindi sono la dimostrazione che non è una disciplina solo per ragazzi e per... Sei un vecchietto? Tutti mi chiamano, no, mi metto in riga, sì, provano a chiamarmi vecchietto, però è la dimostrazione che tutti possono praticare. In realtà noi sui nostri volantini scriviamo che il parkour è per i bambini dai 4 anni ai 99, quindi per dire che comunque diciamo che è una cosa logicamente un po' allargata, però è una situazione che possono affrontare tutti, ognuno al suo livello, ognuno ha i suoi obiettivi. Rosario l'abbiamo conosciuto. Sì, io ho 23 anni, volevo dare un appello appunto col servizio che abbiamo fatto oggi, sono contento perché abbiamo dimostrato anche che il parkour non è quello che viene marcato male comunque sul web, che possiamo seguire come sport estremo, un po' quasi folle, ma c'è una preparazione, una dedizione dietro molto, che richiede molti anni di pratica, di dedizione con se stessi, con le proprie sfide, con la propria personalità, quindi sono contento. Sono Jacopo Lauria, ho 25 anni e penso che ognuno di voi abbia molto potenziale dentro di sé che può tirar fuori tramite il parkour. Il controllo del corpo è per noi un must, quindi fatevi avanti e non abbiate paura di muovervi. Quasi quasi una tentazione, ma sono un po' fuori età, come dicevamo, anche se 99 non ci sono arrivata, però Alessio. Alessio, io sono Alessio Capuzzi, da Guardia Grilla in provincia di Chieti, ho 20 anni, sono il più giovane e sostanzialmente per concludere volevo dire che ecco, l'obiettivo della nostra associazione è proprio quello di promuovere l'educazione alla salute tramite ovviamente l'arte dello spostamento, la disciplina dell'arte dello spostamento. Allora, dal più giovane al più vecchio, questi sono i preparatori della Open Move.